Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video mi sono ricordata di salutare anche i maschietti che guardano e seguono i miei video perché ultimamente mi è arrivato un messaggio da parte di un ragazzo che segue appunto i miei video e mi dice: guarda, tu saluti sempre le ragazze, ma forse non lo sai, ti seguo anche io che sono un ragazzo. Adesso chiedo veramente scusa, non mi ricordo il nome di questo ragazzo, ma magari lo metto in sovraimpressione qui proprio per ringraziarlo perché comunque mi ha mandato un messaggio carino e ha ragione effettivamente. Impegnarmi le prossime volte di salutare sia i ragazzi e le ragazze, proprio perché comunque ci sono anche dei maschi che guardano i miei video e la cosa mi fa veramente tantissimo piacere. Quindi saluto sia le donne e i maschi che guardano i miei video. Tra l'altro voglio ringraziare tutte le persone che si stanno iscrivendo al mio canale, quindi veramente vi ringrazio tanto, vi ringrazio per le iscrizioni. Sono sempre molto contenta di vedere che sale il numero degli iscritti al canale, vuol dire che qualcosa di buono, di carino sono in grado di farlo, quindi mi fa molto piacere. Vi chiedo scusa un pochettino per l'illuminazione, soprattutto per questo riflesso di luce pazzesco. Dovrei girare così il video perché ho proprio qua sopra la mia testa il lampadario, quindi mi sparaflescia la luce addosso, però non sono riuscita a trovare un'impostazione della videocamera che riuscisse a ricreare una luce un pochettino più gradevole. Però oggi c'è stata una bellissima giornata di sole, tra l'altro, che era da tipo una settimana e mezzo che non si vedeva una giornata così, un freddo cane perché c'era un'aria freddissima, ma c'era una bellissima giornata di sole. E da stamattina continuavo a dire: adesso mi metto a girare il video, adesso mi metto a girare il video. Volevo girare il video con la luce naturale che c'era oggi, che era qualcosa di spettacolare, ma non ho mai trovato il tempo, quindi mi sono ridotta ad adesso che sono le 8 di sera a girare appunto il video, quindi mi dispiace, con queste luci non è proprio il massimo, però non devo fare vedere niente di particolare, quindi anche con queste luci va bene. Se sentite un rumore di sotto fondo un po' tipo marino, un po' di onde marine, è la lavastoviglie che sta andando. E allora, come leggete appunto dal titolo del video, vi faccio vedere alcuni prodotti che ho comprato negli ultimi mesi. E sono molto contenta di poter dire ultimi mesi, il che vuol dire che non sto più acquistando tanti prodotti e quindi non faccio più video con i prodotti acquistati nella settimana. Sto riducendo veramente tantissimo i miei acquisti, anche se non so come mai, ma inspiegabilmente a fine mese ogni volta mi ritrovo il conto corrente quasi a zero, quindi da qualche parte di sicuro li spendo sti soldi, però ho raggruppato dei prodotti che ho comprato tipo nel mese di ottobre, novembre e dicembre, però a dicembre adesso siamo solamente al 3 di dicembre, quindi appunto non è che abbia avuto tanto tempo per poter fare degli ipotetici acquisti. Facciamo di più ottobre, novembre, ecco, e ve li faccio vedere. Alcuni sono dei prodotti per il make-up e alcuni per la cosmesi in generale. Ve li faccio vedere un pochettino in ordine sparso, i primi che mi capitano in mano, quindi non c'è una logica in questo video. E i primi prodotti che appunto vi mostro sono quattro prodottini della Essence che comunque io vi ho già mostrato in un video, vale a dire il video del giveaway che ho fatto, il mio ultimo giveaway che ho fatto con i prodotti dell'Essence dell'edizione di Twilight. Ok, lo scarico della lavastoviglie. Dicevo, vi mostro i prodotti che ho acquistato per me, quindi per mio uso personale, delle Essence dell'edizione di Twilight Breaking Dawn, perché alcuni ve li ho fatti vedere per il giveaway, però non vi ho fatto vedere di quella collezione cosa mi sono comprata per me. E quindi vi faccio vedere subito che secondo scarico della lavastoviglie. Forse non ho scelto proprio la stanza migliore per girare questo video stasera. Comunque, ho comprato i due gloss che erano usciti, questo qua rosso con tutti questi micro glitterini. Ecco, vedete, adesso sotto la luce si vedono proprio bene. E poi anche questo color melanzana, anche lui con tutti i glitterini all'interno. E quello che mi piace di più ovviamente tra i due è questo qua, il numero uno, che ha un nome quasi impronunciabile, anche se io con l'inglese me la cavo abbastanza bene, cioè mi riesce un pochettino difficile reggere così tutto d'un botto il nome, e dovrebbe essere Rinse Me Red. Comunque vabbè, è questo bellissimo rosso che a me piace tantissimo ed è quello che ho adesso sulle labbra, che però purtroppo a causa di queste luci appunto non si vede molto bene.
però non risulta proprio rosso, non è come magari può essere un rossetto rosso sulle labbra, non risulta proprio un rosso perché vedete che comunque rimane un colore abbastanza naturale. Quello che mi piace molto di questi due gloss è l'applicatore, che è diverso da tutti gli altri, non è il pennellino con le setole e non è l'applicatore in spugnetta della classica forma, ma bensì è fatto così, è un po' più, come lo chiamo io, un applicatore anatomico, perché segue proprio il volume, il gonfiore delle labbra, e quindi secondo me è molto più facile da applicare, specialmente è molto più facile da applicare sui contorni delle labbra, si corre meno rischio di sbavare rispetto all'applicatore normale, quello grosso fatto tipo a penna dei gloss, si corre meno rischio di sbavare e di uscire al di fuori del contorno delle labbra. Poi due pigmenti ho acquistato della collezione e nient'altro per me, ho acquistato il pigmento uguale al gloss, che è il numero 2 ed è Alice and Vision Again, ed è sempre questo color melanzana, che tra l'altro da quando ho acquistato ho provato ad utilizzare solo una volta e mi piacciono, però sono dei colori molto scuri, molto importanti, quindi sono più indicati per un look serale. Visto che ultimamente di vita serale ne ho proprio poca, non ho avuto modo di utilizzarli, di testarli di sera con le luci notturne. E l'altro è questo bellissimo color oro, che è il numero 3, è Peace of Forever, ed è questo qui. Comunque vabbè, questi sono prodottini che conoscete tutte molto bene perché hanno avuto molto successo, quindi li avete visti dappertutto, cioè molte di voi hanno avuto modo appunto di vederli e di comprarli. Sempre dell'Essence, un prodottino che mi sta facendo veramente impazzire, che mi piace tantissimo, è un burro cacao, e sono questi nuovi burro cacao che l'Essence ha messo sul mercato, i Kiss Care Love Lip Balm. Questo qui è il primo che avevo comprato, il numero 1, Fruit Crush, e ho comprato anche questo qui con la confezione viola e anche proprio lo stick su questa colorazione viola, violetta, perlaceo, ed è il numero Purple Berries, e sa proprio appunto di berries, vale a dire di frutti, frutti di bosco. Anche questo è un altro di quei prodotti che quando me lo metto mi fa fare sempre così, perché mi piace veramente tantissimo la profumazione. E questo bellissimo ciuffettino che mi spunta, quanto mi piace, non potete capire. Comunque, poi andiamo avanti, sempre in ordine casuale, un prodotto che ho acquistato in farmacia, ma si trova anche in erboristeria, però non ho ancora avuto modo di utilizzare, è il macerato glicerico di rosmarino. Voi direte, che cavolo ce ne frega noi, cosa ci interessa del macerato glicerico? Il macerato glicerico, tra l'altro della Boiron, aiuta molto chi soffre di caduta di capelli, siccome per fortuna, e spero, mi sono lasciata alle spalle un periodo in cui perdevo veramente tantissimi capelli, più del solito. Ho letto che il macerato glicerico preso la mattina aiuta appunto a contrastare la perdita dei capelli, ma il rosmarino in generale come rimedio naturale aiuta in generale per i capelli. Infatti io applico anche alcune gocce di olio essenziale di rosmarino nello shampoo, quando mi faccio lo shampoo. Potete fare il decotto anche voi con il rosmarino, mettete a bollire in un pentolino un rametto di rosmarino, lasciate appunto bollire l'acqua con il rosmarino, lo filtrate e ve lo mettete in testa per fare l'ultimo risciacquo, come si fa con l'aceto. Comunque ho comprato il macerato glicerico e intendo utilizzarlo, però la mattina adesso sto già assumendo delle pillole, che tra l'altro appunto anche quelle sono un acquisto fatto nell'ultimo periodo, ma vabbè, mi sono dimenticata di prenderle, delle pillole anche quelle naturali prese in erboristeria, che si chiamano Immunomix e servono ad alzare le difese immunitarie, si prendono durante questo periodo di freddo, servono a evitare, a scongiurare appunto di ammalarsi, di prendere la febbre, l'influenza, come una specie diciamo di vaccino naturale. E quindi la mattina adesso, finché assumo queste compresse, non voglio mischiare anche il macerato glicerico, ma comincerò a prenderlo appena avrò finito di assumere appunto queste pillole, per vedere se effettivamente mi aiuta lo stesso. Ripeto, il periodo più drastico, e spero appunto, incrocio le dita, anzi faccio le corna più che incrocio le dita, mi sembra di averlo lasciato alle spalle, nel senso che non perdo ancora così tanti capelli, però io ho sempre perso capelli perché ne ho tanti e ne perdo veramente tanti. Ho deciso di comprarlo lo stesso. Poi, in erboristeria ho preso anche appunto un prodotto per la cellulite, per gli anestetismi della cellulite. Io non ho
la cellulite, però comincio ad avere un pochettino la buccia d'arancia. Quando magari strizzo un po' i glutei, comincia a vedersi un po' la pelle proprio tipica buccia d'arancia. E allora sono andata in erboristeria a chiedere se ci fosse qualche crema, qualcosa. La mia intenzione era anche quella di prendere magari qualche soluzione da bere per contrastare la cellulite, e mi ha consigliato la ragazza dell'erboristeria questa crema, è un gel crema della Iodase, Iodase Dren, e c'è scritto che è un trattamento coadiuvante per gli inestetismi della cellulite con forte ritenzione idrica. Ora, io non soffro di forte ritenzione idrica, infatti non so perché mi abbia consigliato proprio questa crema con specificato appunto per chi soffre di forte ritenzione idrica. Comunque è un tubetto così da 200 ml, è una crema che si applica appunto tutti i giorni come se fosse una normale crema nelle zone interessate, va un po' massaggiata e ha un effetto, dopo che lo so applicato, un po' effetto freddo. E io sinceramente non mi pare, è da ottobre che la sto utilizzando ogni giorno, a parte quando magari qualche volta mi dimentico, però si può dire che è proprio da ottobre che io la sto utilizzando, quindi sono proprio 2 mesi quasi che la sto utilizzando. E non so, non mi sembra di aver visto grandi cambiamenti, forse anche perché per gli inestetismi della cellulite non è che appunto basti solo una crema, sarebbe troppo facile, troppo bello trovare la crema che te la togli e tac. Però forse qualcosina, forse la pelle un pochettino più soda, un pochettino più tonica, un pochettino meno tendente a dare quell'effetto un po' di buccia d'arancia, forse un pochettino appunto me la sono levata. Però aspetto proprio di arrivare a consumare questo barattolo e di vedere se effettivamente con l'uso costante di un solo barattolo si può notare qualche miglioramento. Se voi conoscete qualche prodotto buono per appunto combattere magari gli inestetismi della cellulite, ma che non è proprio magari la cellulite di per sé, buccia d'arancia o robe del genere, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, che magari appunto una volta finito questo prodotto me lo compro. E io ho trovato anche sulle riviste che leggo, anche su internet, tanti rimedi, anche quelli casalinghi per la cellulite, fanghi di qua e di là, però sono in una fase in cui meno faccio e meglio sto, ho poca voglia di mettermi lì a spignattare, a fare, a creare tutti gli unguenti in casa, a fare casini, mettermi la pellicola trasparente intorno alle gambe, non c'ho voglia, quindi per ora vado di questi prodotti. Però se voi conoscete dei rimedi efficaci, scrivetemeli lo stesso, perché il giorno che mi prende bene magari proverò a fargli. Poi un prodotto della Roberts, questo è per la cura del viso, ho preso l'acqua di rose. Allora, io l'acqua di rose l'ho sempre sentita nominare, l'acqua di rose mi ricorda un pochettino le nonne, le zie che, che usavano l'acqua di rose, c'è un po' questa leggenda metropolitana che le nonne e le zie, no, usano l'acqua di rose come appunto elemento di bellezza per la cura della persona. E ho sempre sentito dire il detto, tutto fatto un po' così all'acqua di rose, come per dire che tutto fatto un po' così con leggerezza. E quindi boh, non lo so, quest'acqua di rose mi ha sempre un pochettino tentata, mi ha sempre un pochettino incuriosita, non sapendo effettivamente per che cosa servisse in maniera precisa. Allora un giorno al Conad l'ho vista e ho detto, cioè, io la prendo. E l'ho presa e leggendo, ovviamente bastava leggere sull'etichetta, Giovanna, cosa servisse, io non mi sono mai avvicinata così tanto da leggere sull'etichetta l'uso dell'acqua di rose. E in pratica è da ottobre che la sto utilizzando, sono arrivata qui, quindi ho ancora un bel po' di prodotto da utilizzare, ma io mi ci sto trovando divinamente. Divinamente perché la uso come tonico la mattina e la sera. La uso la mattina dopo essermi lavata il viso e prima di applicare la crema da giorno, e la sera dopo essermi struccata passo appunto con l'acqua di rose e poi mi metto la mia crema da notte. E devo dire che mi aiuta a tenere tantissimo la pelle pura, delicata, profumata, morbida, non l'avrei mai detto. Poi mi sono un pochettino documentata e ovviamente su tanti siti che magari vendono anche prodotti verdi e ecobio ci sono anche le acque distillate con un inci, scusate, migliore di questo che è della Roberts, perché comunque questo è un prodotto da supermercato
e come quasi tutti i prodotti da supermercato non hanno proprio un inci favoloso e che faccia proprio benissimo alla pelle, però devo dire che con questa io mi ci sto trovando bene, non mi ha dato sfoghi, non mi ha dato reazioni, non mi ha dato nessun brutto effetto e devo dire che ha sostituito appunto tonici che magari avevo comprato fino a poco tempo fa, un tonico anche che compravo dalla mia estetista della BEC, che tra l'altro vi avevo fatto vedere nel video che ho fatto tanto tempo fa sulla routine, sulla skincare routine, un tonico che costava 21 euro, la pelle è bella, però io ottengo lo stesso risultato anche con questo, che è l'acqua di rose, costa 3 euro qualcosa, quindi con questo prodotto mi ci sto trovando molto bene. Poi altri tre prodottini per, anzi due prodottini per il viso, e, dopo aver esaurito i campioncini dei prodotti della Coop, della linea Vivi Verde che avevo, sono andata a comprarmi i formati appunto regolari e mi sono comprata lo struccante occhi, idratante delicato, e questo qua è da 150 ml ed è in questa confezione di plastica trasparente, e mi sono comprata anche il latte detergente delicato per struccarmi il viso. Finalmente ho imparato che per alcuni prodotti struccanti, cioè non si può utilizzare uno stesso prodotto per struccare sia occhi che viso, alcuni bruciano. Tante volte ho comprato nel corso degli anni prodotti per struccarmi che utilizzavo per struccare anche il viso, tipo alcuni latte detergente li usavo per struccare sia viso che occhi, e alcuni di questi mi bruciavano e io non riuscivo a capire il perché. Finalmente sono giunta a questa grande illuminazione, e, nel senso che io ignoravo del tutto, infatti mi chiedevo che differenza c'è tra lo struccante occhi e il latte detergente. Lo struccante occhi è formulato per struccare appositamente gli occhi, è oftalmologicamente testato, infatti io ogni tanto leggevo su queste confezioni sta parola che sembra un po' uno scioglilingua, oftalmologicamente testato, e mi chiedevo ma che vuol dire? Vuol dire che è studiato proprio per poter essere utilizzato sugli occhi e non creare bruciori, non creare fastidi, non creare irritazioni, e quindi appunto io sto utilizzando adesso sempre questo struccante per struccarmi gli occhi. Io a volte utilizzavo magari anche le salviette struccanti e con quelle mi ci struccavo sia gli occhi che il viso. Molte salviette appunto sono oftalmologicamente testate perché altrimenti brucierebbero, però alcune, magari quelle delle marche ecco anche un pochettino più economiche, non lo sono e possono bruciare. Quindi io con questo struccante mi sto trovando benissimo perché mi strucca veramente benissimo gli occhi e non mi lascia appunto aloni, non mi lascia bruciori né niente. E poi per il viso utilizzo questo latte detergente che è in un formato un pochettino più grosso, è da 200 ml, e anche con questo mi tolgo il trucco, che è una meraviglia, non appesantisce la pelle. Poi io comunque dopo essermi struccata utilizzo l'acqua di rose, quindi vado ad eliminare eventuali residui appunto di latte detergente dal viso. Comunque sono dei prodotti secondo me che meritano molto, perché è raro trovare in un supermercato una linea di prodotti prodotta dal supermercato stesso con un inci verde, perché gli inci di questi prodotti sono veramente molto buoni. Infatti c'è scritto senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG, polimeri sintetici, c'è scritto dietro ogni flacone di questi prodotti, e così c'è scritto anche appunto sullo struccante occhi. E appunto non paga di questo, ho comprato anche la crema corpo nutriente protettiva, proprio perché la crema corpo che c'era nel formato mini che avevo a disposizione l'avevo finita, e questa è la crema di cui vi parlavo nel precedente video degli acquisti, è la crema che profuma e che mi ricorda un po' il profumo della Fiorucci, quello con le alucce rosa. Questa crema è veramente una favola, io l'adoro. Anche queste sono 200 ml. Ah, ovviamente anche questi prodotti non sono testati sugli animali, è una cosa molto importante. E io questa crema corpo, mi raccomando, è la nutriente protettiva, perché ce n'è anche un'altra con la striscia blu ed è nutriente idratante, forse adesso non ricordo. E questa crema qui, scusate ma sta fascia mi ha rotto un po' le scatole, questa crema qui è fenomenale, io la preferisco rispetto a quella blu perché ha un potere idratante secondo me che è eccezionale, nel senso che ti idrata veramente tantissimo la pelle, ti senti proprio come avvolta,
pochettino come una caramella avvolta nella sua carta, ti senti proprio avvolta da questa crema. E io tante volte magari faccio la doccia la sera, mi metto la crema e poi vado a dormire la mattina dopo, ma anche non subito magari in prima mattinata, ma magari anche durante metà mattinata, io mi sento ancora la pelle tutta bella morbida, vellutata, proprio perché questa crema qui ha un effetto duraturo, cioè non è che viene assorbita subito dalla pelle e poi basta, chi si è visto, sembra che di crema sul corpo non ne abbiamo messa, quindi ha un effetto che dura e mi piace tantissimo. Però al tempo stesso non è quella crema pesante che dici che ti sembra che ti faccia addosso un pochettino, un po' quello strato lì appiccicoso che ti dà fastidio, no, assolutamente no. Quindi anche questo prodotto mi sta piacendo tanto. Un prodotto che ho comprato ieri, che ho scoperto proprio ieri, non sapevo dell'esistenza di questo prodotto, è un olio secco vegetale della Provenzali. Adesso non so se mi è sfuggito a me, però mi sembra strano, perché anch'io lavorando in un centro commerciale ho modo, all'interno di un ipermercato, ho modo di vedere i prodotti, poi ogni tanto vado anch'io per le corsie a vedere se c'è qualche novità. Comunque ieri ho trovato questo olio secco dei Provenzali scontato a 5 euro e qualcosa anziché 7 euro e rotti. E ci sono diverse profumazioni, io ho preso questa qui alla pesca, ma c'era anche al cocco, al ribes rosso, all'uva e alla mora, non mi ricordo. È un olio per il corpo, idrata senza ungere, c'è scritto, ed è vero. Questo olio qui è buonissimo, la confezione è fatta così, in plastica trasparente, c'è cioè il tappino con la sua pompettina erogatrice, c'è scritto che lo si può mettere anche sul viso, però io sul viso gli oli non mi piace tanto metterli, è veramente profumato, c'è scritto senza siliconi né petrolati, cioè è stata una grandissima scoperta per me, perché veramente profuma di pesca, non è quella profumazione troppo forte, troppo stucchevole che dopo un po' ti stufa, è quella profumazione leggera ma persistente, nel senso che anche dopo averlo applicato comunque tu continui a sentire questo profumo e veramente ti lascia la pelle molto morbida. Io ieri l'ho utilizzato sulla pelle ancora un po' umida, sono uscita dalla doccia, mi sono asciugata parzialmente con l'accappatoio e mi sono spalmata subito quest'olio, e devo dire che veramente l'effetto è molto buono. Sono rimasta sorpresa perché io di oli dei Provenzali da corpo così non ne avevo mai visti, quindi penso che sia un prodotto uscito da poco e penso che andrò a comprarmi anche le altre profumazioni, perché io sono fatta così, quando trovo una cosa che mi piace e c'è in tante profumazioni sto lì 3 ore perché non so mai quale scegliere, ne scelgo una e poi dico vabbè, tanto che torno a prendere le altre, anche perché appunto è in promo a 5 euro, e penso che dai, come olio da corpo comunque come prezzo non sia troppo, troppo alto. Se dovesse appunto tornare a prezzo pieno a 7 euro, ecco, magari un attimino comincerei a pensarci sul fatto di poterne comprare altri, visto che c'è già questo. Bene ragazzi, io e i miei capelli tutti belli scompigliati, vi salutiamo, è che si sono un po' appesantiti perché gli sto mettendo, guardate che belli, gli sto mettendo un po' di crema ogni giorno della Fito, quindi un pochettino poverini si appesantiscono. Questi erano i prodotti che ho acquistato di recente, a dire il vero c'è anche una lima che ve la devo fare assolutamente vedere, aspettate un attimo. Dicevo, c'è anche una lima che vi devo assolutamente far vedere, l'ho comprata apposta, non l'ho ancora utilizzata perché ho detto devo fargliela assolutamente vedere alle ragazze, è già la seconda uguale che ricompro ed è una lima della Essence fenomenale, con la quale io mi ci sto trovando veramente benissimo. La prima che ho comprato ormai è consumata, infatti lima pochissimo, ed è questa qui, quella della linea Studio Nails, è quella fatta così a banana diciamo, e ha due facce, la prima faccia dove c'è il buffer lucidante e la seconda è proprio quella abrasiva che serve per limare, quindi per modellare le unghie. Sulla scatolina c'è scritto appunto che c'è scritto come impiegarla nell'utilizzo magari delle unghie sulle quali poi andrà messo il gel per lavorare le unghie con sul gel, ma io la utilizzo come una normalissima lima, io non ho le unghie ricostruite, ho le unghie normali, e veramente questa lima è delicata perché non aggredisce troppo le unghie, le lima in un attimo, in un secondo, quindi comunque questa parte qui abrasiva è
è molto buona, cioè non sono come quelle limette che ogni tanto troviamo un po' del cavolo che non limano bene. Limano molto bene, io la parte lucida non la utilizzo quasi mai perché di andarmi a sgrassare così le unghie togliendogli il lucido e quindi disidratandole per poi magari doverle tenere così o tenerci solo sullo smalto non mi pare una cosa molto utile da fare, quindi utilizzo solo la parte nera appunto abrasiva per limarle e mi ci trovo veramente bene perché non me le fa rompere, non me le fa spezzare, non è troppo forte quindi non aggredisce, non va oh, non riesco a trovare la parola, mamma mia, si vede che sono stanca, che fine giornata. Comunque non aggredisce, ecco, diciamo appunto le unghie spezzandole, non le indebolisce, ecco cosa volevo dire. Quindi questa lima io veramente ve la consiglio, se la trovate costa 3 euro e qualcosa o 2,49 euro, adesso non mi ricordo, è molto valida, io vi consiglio assolutamente di comprarla, ve la faccio rivedere, quella fatta così a mezzaluna della Studio Nails è quella che ha le due facciate, diciamo così. E niente, ve la volevo già far vedere da un bel po' di tempo, da quando avevo acquistato la prima, ma poi mi sono sempre dimenticata, quindi niente ragazzi, io vi saluto, a breve appena potrò e spero con una luce un pochettino più decente girerò il video sulle idee regalo Natale 2013. Quest'anno forse pecco un po' di fantasia perché l'anno scorso devo dire che avevo molte più idee, ma quest'anno non ho proprio voglia di festeggiare il Natale, non so per quale oscuro motivo io non abbia voglia quest'anno di festeggiare il Natale, da un po' di anni che non sento proprio più l'atmosfera natalizia e penso che sia una cosa che forse capita a tutti, una cosa normale che capita crescendo, col passare degli anni, diventando grandi, però quest'anno non ne ho proprio voglia, anche di fare i regali, solitamente a me piace andare in giro, vedere i regali, pensare di che cosa poter prendere, assemblare appunto le diverse cose, fare dei regali un pochettino diversi, innovativi, però quest'anno non ne ho tanta voglia, però comunque qualche idea da darvi ce l'ho, quindi a breve girerò appunto un video su queste idee di Natale, anche perché tra un po' veramente è Natale, quindi dobbiamo darci un attimino una mossa per fare questi regali. Niente, io vi mando un bacio e ciao a tutti.